aveva vinto 1-0 dominando per l'arbitra la partita, questa sera il Pescara ha vinto 1-0, mi sembra che la vittoria di misura degli abruzzesi non fotografi bene quello che si sì, soprattutto il primo tempo, io sono dispiaciuto per il primo tempo perché abbiamo preparato una partita diversa. Sappiamo della qualità del Pescara, quindi non volevamo lasciargli troppo il possesso, ma volevamo tenerlo noi, invece non è venuta la partita che volevamo e quindi sul primo tempo sono assolutamente d'accordo. Nella ripresa, ti dico la verità, siamo stati bravi a stare in gara, e abbiamo provato a raddrizzarla, abbiamo avuto 2 o 3 occasioni, quella di Pierini, abbiamo avuto quella clamorosa nel finale di Pittarello che aveva tutto il tempo di fare scelte diverse e anche stoppare e far gol, e purtroppo la rovesciata non è andata a buon fine. Quindi sul secondo tempo alla fine abbiamo fatto la partita che ci poteva stare contro una squadra che, ripeto, che sapevamo di essere di altissima qualità. Quindi il limite, o comunque quello non fatto bene oggi da parte dei miei, è stato il primo tempo, che non è venuta la partita che volevamo, anche per merito dell'avversario, chiaramente. Allora, è chiaro che a me piace sempre analizzare principalmente quello che fa bene alla mia squadra o che non fa bene alla mia squadra, quindi credo che la verità stia un po' nel mezzo, nel senso che il Pescara ha fatto la partita molto bene, ma noi non siamo stati soliti, noi siamo tra virgolette famosi per fare grandi primi tempi, andiamo quasi sempre in vantaggio all'inizio della gara, e invece oggi non siamo riusciti a fare quell'approccio, quel primo tempo che spessissimo facciamo. E poi andati sotto, secondo me l'errore fatto poi nel primo tempo, anche nella difficoltà, non puoi concedere 3-4 calci piazzati a una squadra così qualitativa, 3-4 angoli, infatti poi è venuto il gol su conseguenza di calcio d'angolo. E quindi credo che la verità stia un pochino nel mezzo. Io preferisco pigliarci le nostre responsabilità e senza però negare che fare i compiti all'avversario, che ha fatto sicuramente un ottimo primo tempo. Sì, non mi meraviglio. Lo dico da qualche settimana, che questo, diciamo, corsa al terzo posto sarebbe durata o si sarebbe risolta nella penultima giornata, perché dai, ci sono con noi 2 squadre molto importanti, probabilmente partite rispetto a noi per fare un campionato diverso, e quindi non mi meraviglio che sia così aperta la caccia al terzo posto. Noi, per la questione di essere stati, ci siamo stati tutto il campionato noi lì, e quindi assolutamente, e quindi vogliamo fino alla fine giocarci la possibilità di arrivare terzi e di stare davanti in questo gruppo di grandi squadre costruite per vincere il campionato. Noi siamo riusciti a stare subito dietro a quelle extraterrestri che sono davanti, e quindi vogliamo continuare a cercare di rimanere davanti a Entella e Pescara. Ma sarà aperta fino alla fine. Mister, pensa che il primo tempo sia figlio anche di un leggero calo, di una leggera flessione da parte vostra, perché ci può stare durante l'arco di un campionato, visto anche un po' le ultime prestazioni della sua squadra, sì, precedenti settimane, oppure pensa, ma no, ci può un approccio diverso che ci è stato. Sicuramente non siamo stati brillantissimi, però pochi alibi, nel senso che abbiamo sbagliato molto tecnicamente nel primo tempo. Noi siamo una squadra che palleggia molto, che gioca molto, abbiamo fatto errori banali, e gli errori banali non possono essere figli della fatica nel primo tempo, quindi siamo stati poco lucidi. È vero, vero, la pressione dell'avversario, che sono venuti nella nostra tre quarti a non voler farci giocare, però abbiamo fatto veramente troppi errori rispetto al solito nel primo tempo, quindi credo che sia più figlio di questo, che non siamo riusciti a fare la nostra solita partita. Sì, ma è meglio giocare partite del genere, al di là che sono grandi squadre, ma ci piacciono, abbiamo fatto spesso bene, quindi ben vengano.